In linea il vicepresidente del PD, Ivan Scalfarotto, la prima citofonata del giorno. Buongiorno Ivan. Ciao Mario, buongiorno. Allora, diamo ai nostri radioascoltatori lo stato dell'arte all'interno del PD, dove l'appuntamento più vicino è quello del 29-30 dicembre per le primarie dei parlamentari. Che primarie saranno? Ma saranno primarie molto rapide, innanzitutto, nel senso che sono state decise il 12 dicembre, sono state regolamentate il 17 e verranno fatte il 29 o il 30. Innanzitutto questo è importante dirlo, non è il 29 e il 30, ma il 29 o il 30 dipende dalle regioni. E naturalmente una campagna elettorale super breve, io penso che una delle difficoltà sia quello di spiegare che cosa si è fatto ai propri elettori magari in anni di attività politica, condensando il tutto tra il capitone e il torrone, insomma, è una cosa molto molto rapida. Non è un po' un'operazione, diciamo, in cui le burocrazie di partito hanno un vantaggio, diciamo così? Ma oggi leggiamo tante interviste, c'è un'intervista a Ceccanti che giustamente dice: io faccio il professore universitario, non ho tempo, insomma non ho possibilità di competere in questo senso. Ho fatta pure io una alla stampa, insomma ci sono un po' di resistenze, diciamo, rispetto a questo. Paradossalmente a uno verrebbe da dire comunque sempre meno vantaggio di quando la burocrazia del partito si chiude in una stanza e si scrive la lista, no? Sì. Vero è che da qui a fare un'operazione che sia effettivamente, diciamo, di estrema apertura c'è una differenza. È chiaro che, appunto, ripeto, il tempo era brevissimo ed è stato anche forzato da un calendario che è quello che è, perché se si va a votare il 17 febbraio, anche se mi pare che adesso sia poi difficile, effettivamente i tempi erano molto ristretti. Però certo è una operazione che avvantaggia le persone che hanno un legame col territorio molto molto forte. Quindi se tu per 5 anni sei stato nella tua città e hai fatto attività strettamente di partito, hai più vantaggio rispetto a qualcuno che magari si è occupato di un tema di livello nazionale. Penso spesso ad Andrea Cerubbi, che si è occupato tantissimo di immigrazione, di nuovi italiani, eccetera, che è una cosa che ovviamente ha un respiro molto più ampio e lo avvantaggia meno di chi ha fatto attività nel circolo senza muoversi, occupandosi più strettamente delle cose di partito. Senti, per quanto riguarda invece lo scenario politico generale, oggi pare sempre più evidente la presenza di Monti come, diciamo così, una presenza di candidatura, almeno di paternità, rispetto alle liste di centro. Secondo te questa cosa che dialettica costruisce con il PD? Di aperta concorrenza o alla fine sono due fiumi che vanno nello stesso mare? Ma io veramente ero uno di quelli che tifavano perché Monti tenesse un profilo di terzietà e pensavo che una sua, diciamo, un suo incarico settennale ad altro, appunto, su altra posizione sarebbe stato vantaggioso sia per lui che per il paese, perché avrebbe consentito di avere un personaggio rispettato come lui a livello internazionale in un ruolo comunque importante. Abbiamo imparato negli ultimi anni che la presidenza della Repubblica non è soltanto un ruolo di cerimoniale. Non so, io penso che io credo come te, Mario, in una democrazia bipolare, e se questo lo trasformerà in un leader di una destra rispettabile potrebbe anche essere una soluzione. Io mi auguro per lui che non si riduca a diventare una specie di Super Dini, no? Una persona che diventa leader di un terzo polo che fa fatica anche a vivere in una democrazia bipolare, o peggio ancora che fa la politica dei due forni, non aiuterebbe, secondo me, diciamo, la maturazione del paese. Io poi sono un estimatore di Mario Monti, lo dico subito, nel partito sono uno di quelli che lo tiene in maggiore considerazione, però appunto speravo che il suo arrivo poi terminasse e che ritornassimo in una dialettica politica da democrazia normale. E poi c'è Berlusconi, che ieri ha fatto un altro show a Porta a Porta e ha deciso, a quanto pare, di essere pervasivo in termini televisivi. Che rapporto ci può essere rispetto a, cioè, Berlusconi per certi versi in questi termini non è persino un vantaggio per il PD? Ma sì, io non so neanche chi glielo faccia fare. Dico la verità, sta diventando una figura anche un pochino patetica. E poi appunto questo suo cambiare idea continuamente, poi l'utilizzazione ovviamente di strumenti che sono suoi di proprietà, che in un modo un po' goffo, no, dal punto di vista
della comunicazione. Io lo trovo un profilo un po' tragico in questo momento e non credo neanche che abbia poi particolarmente presa sui suoi, né sui suoi, diciamo, all'interno della politica, ma penso anche sui suoi elettori. Qualcosa si è rotto, sarebbe stato secondo me più dignitoso da parte sua prenderne atto e spostarsi. Forse è stato anche un po' forzato dal fatto che il PDL è in questo momento una tale galassia di gente che litiga, discute, insomma si prende a botte per cose non particolarmente concrete, mi pare, e forse ha pensato che il suo ritorno potesse risolvere tutto in un attimo, cosa che evidentemente non è. Invece il caos è continuato, tant'è che facciamo proprio fatica a stare dietro alle varie scissioni, scissioncine, aggregazioni. Sì, sì, abbiamo Gasparri, La Russa, Crosetto, diventa difficile ricordarsi che cosa pensa Sandro Bondi, che già, voglio dire, non è cosa particolarmente rilevante, ma insomma in questo caso è anche complicato ricordarsi cosa vuole. Benissimo, grazie Ivan Scalfarotto. Che fai, ti lanci in queste primarie o tu sei da bravo vicepresidente del partito? Ti dico la verità, io non sto ancora a guardare, io non raccoglierò le firme perché questa è un'altra complicazione, bisogna raccogliere una quantità di firme infinita. Vediamo se la direzione provinciale di Milano mi chiede di candidarmi e vedrò se sia il caso. Perfetto, grazie Ivan Scalfarotto, buona giornata. Ciao Mario.